anche la prossima settimana nella riedizione della finale Brumbies Chiefs. Suona la carica lì, sotto mano a servire il compagno, ma in questo caso è isolato McNichol e non può fare nulla se non trattenere l'ovale per impedire di perdere il possesso, e quindi calcio di punizione. Intanto Reed è ancora infortunato, eccolo qua, vediamo l'azione precedente. Acciaccati sia lui che Kerr Barlow, che è l'autore del placcaggio. Poi Kerr Barlow non si fa male qui perché si riprende e sarà lui ad andare a flaccare Deg dall'altra parte. Due All Black, Kerr Barlow che esce e lascia il posto a Augustin Pulu, 24 anni, sangue tongano, terza stagione ai Chiefs, ed esce anche il miglior giocatore del 2013 del rugby mondiale, Kieran Reed. Usare tutta la benzina a disposizione i Chiefs, temporanea o definitiva? Ma sembrerebbe temporanea, sì. Qui la botta sulla testa prende. Questo è il passaggio.